Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente che cerca un hogar, che cerca una famiglia, che cerca essere custodita. Sono parole fortissime quelle pronunciate stamattina da Papa Francesco davanti ad una folla di 30.000 persone riunite a Piazza San Pietro per l'udienza generale e che hanno una chiara sfumatura politica, soprattutto quando il Papa sottolinea come la comunità internazionale abbia il dovere di agire affinché vengano meno all'origine le cause delle migrazioni forzate. Parole dunque che si inseriscono pienamente nell'attualità e nelle polemiche di questi giorni, al punto di provocare la reazione immediata e stizzita di Matteo Salvini, che da Radio Padania afferma di non avere bisogno, lui e il suo partito, di alcun perdono per poi chiedersi quanti rifugiati ci siano in Vaticano. Polemiche a parte, è evidente che in attesa di un piano europeo sulla ripartizione delle quote di migranti e sull'eventuale creazione di un meccanismo di centri di smistamento definiti hotspot per stabilire chi abbia davvero diritto d'asilo, è l'Italia che fa i conti con l'emergenza maggiore, con il dramma di uomini, donne e bambini che continuano a sbarcare senza sosta sulle nostre coste meridionali, per poi provare a risalire con mille difficoltà il continente verso l'Europa del Nord. Stazioni ferroviarie come quella di Milano e di Roma Tiburtina diventate dormitori a cielo aperto, centri di accoglienza talmente pieni da non riuscire più a fornire l'assistenza minima, con i governatori che si chiamano fuori dall'accoglienza. Questa mattina il prefetto mi ha annunciato che 200-250 migranti stanno arrivando. Io vi dico che non abbiamo più posto, cioè la soluzione in questo momento per i migranti in Veneto sono le tendopoli. A me non sembra un fatto di civiltà ospitare donne, bambini, uomini nelle tendopoli. Non sarà facile dunque questo pomeriggio da parte di Angelino Alfano convincere gli amministratori locali, governatori e sindaci contrari a nuovi arrivi della necessità di ripartire in modo più equo i migranti che al momento gravano soprattutto su Sicilia e Lazio. Anche se poco fa Roberto Maroni ha ribadito che il tavolo vero delle discussioni non sarà quello di questo pomeriggio al Viminale con Alfano, ma quello che Renzi avrebbe promesso a breve, dice il presidente della Lombardia a Palazzo Chigi. Cavalcando la regione, e farò quello che ho detto.